iniziato il terzo quarto, dove Biella ha avuto quel break e poi siamo riusciti a riuscire, questo mi rammai. Siamo partiti inspiegabilmente meglio e loro ci hanno pulito con un possesso offensivo, in attacco non siamo riusciti a esprimere quello che ci avevamo detto. Direi che la chiave della partita è questa. Negli altri 34 minuti la partita è andata appunto punto si poteva decidere per forse in finale. Ma quel break di 16 punti, andati sotto di 16, ci ha un pochettino, li ha fatti scappare troppo, per anche poi l'energia che abbiamo messo poi per entrare in partita da quel momento in avanti, dopo il tema. Questo è il mio rammarico della partita di questa sera. Per il resto abbiamo messo a posto alcune cose che non hanno fatto bene nel primo tempo, soprattutto nei due punti dove si sono avvicinati molti di più al nostro con i nostri lunghi. Questo mi sembra la chiave della partita. Andrea, con la zona e il quintetto con i quattro piccoli siamo andati un po' meglio, siamo riusciti a metterli in difficoltà. Abbiamo creato. Sì, siamo riusciti a mettere di più pressione, cioè eravamo a zona, era una zona adattata, seguivamo i tagli. Pier ci ha fatto un ottimo lavoro a livello di pressione difensiva, siamo riusciti a recuperare. Poi allora ho trovato due weekend, cioè il canestro di Soragna all'inizio del quarto quarto, quando abbiamo fatto un brutto tiro in attacco. Abbiamo fatto una difensiva, difensiva, non abbiamo seguito come era stato detto, e Soragna ha fatto stato bravo a fare canestro dall'angolo e lì c'è di nuovo eravamo a 51-56, eravamo lì tanto in partita, ci abbiamo messo dietro. I quattro piccoli sono andati bene, si sono adattati al gioco della partita, anche se i loro lunghi ci hanno sovrastato questo gioco. Quindi, sono stati bravi, hanno fatto una buona partita, quello che fanno, quello che sono in grado di fare, quindi merito loro. L'idea che mi sono fatto è che quel tiro da tre, sì, sull'ultimo secondo, su un fallo che si poteva ancora spendere perché non eravate ancora in bonus, credo che sia stata la chiave di tutta questa partita. Perché vi ha fatto andare a precipitare almeno 6, che vi siete beccati, non l'avete segnato da 5 minuti e avete beccato spazzare il 14-0. Sì, compreso quel tiro. Vedrei, finisco qui, se dirti ancora una cosa, che secondo me questo è stato l'episodio della partita. Ma poi in realtà quello che mi è sembrato nei momenti di recupero, comunque nei momenti in cui potevate dire delle cose, nei momenti topici, non facevate mai la giocata giusta nel momento giusto e quindi nel momento di poter rimanere di attaccati a Brescia non riuscivamo. C'è un'analisi molto corretta, il fatto che Puglia non abbia fatto il canestro, cioè avevamo fuori da spendere, tutti sapevano che c'era fuori da spendere, è stata fatta una scelta sbagliata da parte dei giocatori, non si può dire niente, cioè, perché oltre tutto Stefano che era diretto interessato aveva appena fatto fallo, lo sapeva benissimo. Quindi direi demerito di Gentile, merito anche di Pune che ha fatto un canestro molto, molto difficile da fare. E nel momento in cui ci siamo avvicinati, come hai detto tu, c'è stata una palla persa di Jenny, c'è qualcuno che ha cercato di splittare, ha fatto una palla persa, ci sono state alcune forzature in contropiede, è vero, e stiamo sempre a parlare di scelte, purtroppo. Di scelte dettate spesso dalla freddezza, non dalla freddezza di un giocatore, però è vero che sono state scelte sbagliate, però bisogna anche capire che il giocatore si è preso delle responsabilità, quindi questo vorrei sottolinearlo, perché non sono state mai delle scelte dettate dalla leggerezza, quelle si fanno sono state dettate dal fatto che il giocatore comunque una responsabilità se la vuole prendere. E poi è chiaro che si può sbagliare, si può fare canestro, oppure si può fare una palla persa, si può sbagliare un tiro.
però è vero, quello che è successo è chiaro e visibile a tutti, però non posso imputare, non posso mettere più contro qualcuno dei giocatori che comunque ha sempre fatto qualcosa per prendersi una responsabilità. Una responsabilità che poi è stata naturalmente negativa. Andrea, volevo chiedere due cose. Una, come pensi di affrontare la partita di mercoledì, che è molto ravvicinata dopo questa delusione, con la classifica che insomma sappiamo. E la seconda, cosa senti di non essere riuscito a trasferire ai tuoi giocatori? Se c'è una cosa che senti di non essere riuscito a trasferire? La partita di mercoledì contro Bologna in casa è la partita dove non vogliamo, diciamo, che il nostro campionato finisca domenica e mercoledì con Bologna, quindi giocheremo alla morte per vincere la partita. Non dipende da noi, perché terremo gioco in casa con Montegranaro, quindi noi dovremo fare il nostro 100% e aspettare poi il risultato da altri campi. Quello che non sono riuscito a trasferire forse alla squadra è quello che ho detto prima a Giovanni, la freddezza in certi momenti. In certi momenti la squadra deve essere fredda. Quando si recupera un gap come quello che vanno noi, 16 punti, si arriva a 6 punti, quello è il pallone che va gestito facendo soffrire al massimo la difesa avversaria. Poi si può prendere un tiro, cioè si può fare un tiro, si può fare canestro, si può sbagliare, ma la difesa in quel possesso deve difendere per 24 secondi. Cantù queste cose insegna. Quindi diciamo che la freddezza nel gestire quei palloni forse non sono riuscito a trasferirla ai giocatori, però non è che, ripeto, i giocatori quando fanno un errore perché si vogliono prendere sempre una responsabilità. Freddezza o la capacità di sentire l'importanza di un possesso? Ma secondo me deve avere la freddezza per poter gestire quel pallone, deve avere la freddezza per poter gestire quei palloni, deve essere sotto controllo. Ogni pallone è importante. Cioè in una partita in Serie A ogni pallone è importante, che si perda un pallone come è successo oggi di nuovo al secondo attacco, dove Coleman ha fatto una schiacciata, è la stessa cosa che era successa a Casale contro Siena. Nonostante tutto, perché abbiamo avuto una buona reazione, però anche quel pallone è un pallone che può mettere in Serie A, può far accendere un giocatore che magari in quella partita potrebbe non trovare la confidenza per poter attaccare, per poter fare le sue cose. Regalargli un pallone del genere, magari dice vabbè, oggi in questa partita non posso giocare, cioè è un fattore psicologico. Quindi non sono solo due punti. Non sono solo due punti, cioè ogni possesso è un possesso cruciale, soprattutto in un campionato dove veramente sono 5 giocatori che in un momento possono risolvere una partita con una giocata, con una difesa, con una buona azione. Altre domande? Sono domande? Va bene, grazie. Ciao, buonasera.